sicuramente ancora, cioè, sono ancora quelle bellissime sensazioni dell'ultima partita, anche se è passato molto tempo. E, ovviamente sono state sensazioni bellissime, sono contentissimo che la città abbia risposto così bene, il pubblico sugli spalti era numerosissimo. E poi in queste 2 settimane comunque tutti i messaggi che mi sono arrivati dai tifosi, da tutti quanti, insomma, con le congratulazioni, ha fatto un sacco piacere. Sì, abbiamo fatto una gran cosa. Ecco, lo ha detto Bisogno, ma in realtà lo hai detto anche te a caldo durante la premiazione, dicendo che per la prossima stagione speravi ancora di più un pubblico così caloroso. Cosa significa restare con la maglia bianco-blu in un passaggio così storico per la città, cioè ossia la Super League? Ma guarda, io ho deciso di venire a Siena quest'anno proprio perché l'idea che mi avevano proposta era di avere un progetto che portasse Siena in Superlega. Ci siamo riusciti e facendo questo abbiamo fatto sì che il pubblico si appassionasse sempre più a questo sport, che probabilmente a Siena non era ancora molto ben conosciuto, magari apprezzato. E quindi sono sicuro che il prossimo anno il pubblico risponderà ancora meglio, perché verranno a giocare a Siena squadre con giocatori di livello altissimo, quindi sono sicuro che sarà un grande anno anche il prossimo. Michele Pedrizzi come proverà a rispondere? Io comunque ho un altro anno di contratto, quindi penso di rimanere qui anche il prossimo anno. Poi ancora non so che tipo di squadra sarà fatta, se sarò titolare, se non lo sarò. Però io, quando sarò chiamato in casa, cercherò di dare il mio contributo, insomma, che sia in battuta o in attacco, in ricezione, quello che è, insomma, ci sta anche a essere utilizzati un po' meno, insomma. Tanto parliamo del futuro, non più del passato, tanto si è parlato di questa vittoria, di questo campionato. Già Bisogno aveva detto a metà anno che Filippo Vetovotto sarebbe stata una colonna portante dell'anno successivo. Vabbè, sicuramente siamo tutti molto contenti di questo risultato e devo dire che io personalmente ho il contratto che mi lega ancora a Siena anche per il prossimo anno, e quindi sono molto contento di rimanere e di poter continuare a dar crescita a questo movimento che abbiamo iniziato 2 anni fa. E sicuramente la Superlega sarà una nuova esperienza per la società, per tutta la città. E quindi sarà una bella avventura per poter confrontarci con altre realtà molto importanti. Se fai un bilancio di questa stagione, secondo te è una delle migliori per te, dove hai sfociato veramente un'ottima pallavolo in campo? Beh, sicuramente è stato uno dei miei anni migliori. Sono riuscito a trovare più continuità nel mio gioco, però devo dire comunque tutta la squadra mi ha sempre supportato, tutti quanti mi hanno fatto un'ottima annata, non solamente io. Adesso cosa servirà? Adesso sicuramente intanto bisogna organizzare bene la stagione, perché comunque la Superlega è un campionato nuovo, è una realtà abbastanza difficile, diciamo, perché comunque sono molte squadre competitivissime, e quindi sono convinto che la società sta già lavorando al meglio per poter fare delle ottime cose. A inizio stagione forse non ci si pensava, quando ha iniziato a capire che l'Emma Villa Siena poteva veramente di nuovo sognare la Superlega? Vabbè, noi alla fine, io personalmente ci ho sempre creduto che potevamo raggiungere questo obiettivo. Sicuramente a metà anno è stata abbastanza dura, perché comunque le cose non si erano messe molto bene. Però devo dire che abbiamo sempre continuato a crederci, poi con l'innesto di Manuel ci ha dato una grandissima mano. E durante tutte le settimane in cui lavoravamo negli allenamenti si vedeva che noi stavamo crescendo. C'è stato solo il discorso di poterlo applicare durante le partite a fine settimana, e ci siamo riusciti magnificamente alla fine. Noi abbiamo preso degli impegni biennali già lo scorso anno e devo dire che quest'anno le cose sono andate bene, anche meglio di quanto ci aspettassimo. Il progetto di Gianmarco è molto serio, ci siamo divertiti, speriamo di divertirci anche l'anno prossimo. Sì, le avrei usato un termine un po' più, come dire, colorito, però devo dire che siamo entrati quest'anno e abbiamo portato fortuna. E siamo stati anche fortunati di trovare comunque una persona molto motivata e un tessuto, voglio dire, sociale molto interessato. Perché è stato molto bello vedere soprattutto tutti i play-off Siena come città molto coinvolta nella pallavolo. Ma sicuramente sì, è stata una soddisfazione anche per noi. Anche perché ci abbiamo creduto dal primo anno in cui
Emma Villas è venuta a Siena, non ci conoscevamo, ci siamo conosciuti, abbiamo capito che era un progetto serio, l'abbiamo seguito e devo dire soddisfazione reciproca, quindi penso che senz'altro la banca valuterà positivamente il rapporto con Emma Villas nel tempo. Durante l'intervista a caldo nel post partita durante la premiazione, adesso invece a freddo ripensando a quella che è stata una finale mozzafiato dove tra l'altro Cicchello ti ha chiamato anche in causa. Chiaramente in quel momento lì ti accorgi tutta la gente che ti ha osservato, ti accorgi in un istante di quello che la squadra ha fatto, dell'obiettivo che abbiamo raggiunto tutti insieme, quindi poi io ti ripeto, alla fine di un percorso come il mio, sai, sono tante emozioni, tante cose che prendono il sopravvento, però in quel preciso istante ti rendi conto di tutto e l'emozione che ho provato e che ho esternato in quel modo lì è stata incontrollabile, quindi in quei momenti lì ovviamente non ragioni molto. A freddo veramente si percepisce tra tutti noi, soprattutto con me stesso, dall'analisi che ho fatto, comunque il percorso è stato veramente interessante e allo stesso tempo pieno di insidie, e aver chiuso in questo modo di fronte a questa gente, a questo pubblico che tra l'altro oggi è anche qui presente per ulteriormente festeggiare con noi questi momenti, insomma non potevamo chiedere di più e io personalmente non potevo chiedere di più. Ma per me è un grande onore, un grande piacere. Io 5 anni fa, dopo aver vinto il campionato a Città di Castello di A2, e ho creduto sia a livello sportivo che lavorativo in questo ambiente, in questa società, e però vi assicuro che non era le mie più rosee previsioni pensare di poter arrivare a vivere altri momenti simili a questo, quindi ho vissuto step dopo step e passando con gli anni mi rendevo conto che la cosa era veramente importante, che potevamo ambire a livello di squadra, a livello di società, a poter creare qualcosa del genere. E quindi, come si dice, no? L'appetito ben mangiando, e è andato avanti in maniera tutto, anche in maniera parecchio veloce, perché in 5 anni abbiamo vinto 3 campionati, quindi abbiamo fatto la storia non tanto per il risultato, ma per come è stato raggiunto quel risultato, che è andato veramente molto veloce, quindi io ne ho fatto parte sin dall'inizio, sono contento di questo perché la scelta che ho fatto 5 anni fa si è rivelata veramente giusta sotto tutti i punti di vista, sia quello sportivo che quello lavorativo. Lo scorso anno Toffoli ti ha chiamato in causa proprio nell'ultima partita, quest'anno Cicchello ti chiama in causa nell'ultima partita, sembra sempre che Roberto Braga non deve smettere di stare dentro l'Emma Villas. Io fosse per me non smetterei mai di giocare, perché lo sport è la mia vita e lo sarà sempre, è parte di me. È tutto ciò che per me è stato veramente un cammino importante, è stato tutto, mi ha aiutato e mi ha formato caratterialmente in tutti i sensi. Sì, mi chiamano in causa quando il momento scotta. Il bello è che all'inizio del progetto me lo dicono anche, all'inizio dell'anno, all'inizio della stagione, guarda Roberto, te, ok, ci sei, sappi che se ci sarà bisogno, quando conterà, potresti entrare in campo, quindi bene, ok, quindi te lavori pensando a quei momenti lì e sperando e credendo in quei momenti lì. Ovviamente le variabili sono tante, non è detto che accadano, non è detto perché insomma c'è l'avversario, sono le situazioni, i momenti, sono i compagni di squadra che tra l'altro i miei pari ruolo nell'ultimo periodo hanno fatto veramente bene, quindi non ce n'era realmente bisogno. Nell'ultima partita, quest'anno come l'anno scorso, si è rivelato un momento dove c'era bisogno di un apporto diverso e sono stato chiamato in causa. Per me è stato un grande onore, un grande piacere, poi chiuderlo in questo modo veramente non potevo chiedere di più. Ecco, la chiudi qua o
Guarda, io sono coerente e sincero sia con me stesso che con la gente che coinvolgo. E per rispetto sia mio che delle altre persone e delle altre squadre, degli altri miei probabili futuri compagni di squadra, non me la sento di prendere impegni che dopo fisicamente magari non posso portare a termine. Quindi purtroppo chiudo qui, chiudo nel migliore dei modi e poi è anche giusto nella vita, no? Bisogna scegliere il momento giusto, bisogna capire che è il momento giusto per fare certe scelte per aprirsi verso altri orizzonti, altre cose che forse mi rilanceranno ancora più su, spero. Comunque insomma, intanto mani legato all'Ema Villa Siena. Sì, spero di sì. Io comunque verrò da spettatore, starò vicino alla società, alla squadra, questo sicuramente. Poi altro non so. Certo che sarò vicino, perché è una cosa che è stata parte di me, che è tuttora parte di me, che ho conquistato anch'io insieme ai miei compagni di squadra. Quindi insomma, è ovvio che vorrò vedere il proseguo e vorrò vedere questa Superlega che sarà avvincente, perché finalmente ci sono anche le retrocessioni che danno quel pepe in più che prima mancava, che nello sport ci deve essere, perché se non meriti una serie è giusto che retrocedi. Beh, ho detto la prima volta che ero salito e sono salito su un treno in corsa. Oggi il treno ha fatto una delle fermate cui accennavo ed è una gran festa, un momento di grande entusiasmo. Ma si percepisce all'interno del palazzetto, si percepisce fuori. Io sono stato all'ultima partita che ha dato la promozione, ero presente, ho visto l'entusiasmo che tutto ciò ha generato all'interno del palazzetto e anche fuori. Il bello è che questa cosa si percepisce anche al di là dei confini di Siena, e non mi riferisco solamente alla Toscana, ma mi riferisco proprio in Italia, nelle riunioni di Lega, ovunque si parli di Siena si parla come di un contesto importante e di un beneficio che la presenza di Siena può produrre al movimento pallavolistico nazionale. Ecco, proprio a proposito delle riunioni della Lega, ieri una riunione importante, si torna a parlare di retrocessioni dopo anni che non c'erano state, che campionato sarà? Questa è una bella scommessa, perché arrivare in un contesto nuovo ed arrivare da neopromossi in Superlega nell'anno in cui su 15 squadre ne retrocederanno probabilmente 3, come è stato approvato ieri in Lega, diciamo che non semplifica la vita, ce la complica abbastanza, però l'impegno del presidente, l'impegno della società e l'impegno di tutti noi che collaboreremo in tal senso farà sì che lavoreremo per fare qualcosa anche di più della semplice permanenza in Superlega. Siamo in compagnia del direttore sportivo Fabio Mechini, intanto un pomeriggio dedicato all'Ema Villa Siena, prima l'incontro con il sindaco Bruno Valentini e poi questa serata. Ecco, se si ripensa a freddo a quello che è stato poi l'obiettivo raggiunto, la Superlega. No, ci si rende conto di ancora di più di quello che è stato fatto, quello che è stato creato. Pensare a Natale, eravamo quasi sull'orlo del baratro, dove due sconfitte consecutive fra Coppa Italia e campionato. Si vede, è proprio difficile pensare positivo, invece da lì pian piano abbiamo iniziato a salire, i ragazzi hanno fatto un lavoro eccezionale, Manuel ha fatto un lavoro eccezionale e la società è stata ancora eccezionale, per cui oggi festeggiamo un percorso importantissimo, un lavoro di tutti. Ieri intanto una riunione importante alla Lega e si farà un campionato difficilissimo quest'anno, si ha 3 retrocessioni, ecco. Anche questo rende tutto molto più difficile, soprattutto per il mercato. Lo sapevamo, quest'anno c'è il reintegro delle retrocessioni dopo 6 anni, sono ben 3 se tutti faranno il campionato, se dovesse esserci una defezione saranno 2, comunque sarà molto impegnativo perché in questi ultimi anni, non essendoci retrocessioni, il livello era più basso. Chiaramente tutte le squadre stanno salendo di livello e noi dobbiamo assolutamente provare a fare dei innesti importanti per far crescere subito il livello di questa squadra. Ecco, un'ultima domanda, abbiamo sentito prima e avrete modo anche di sentirle nei prossimi giorni le interviste a Filippo Vedovotto e anche Michele Pedrizzi, felici di rimanere in questo progetto, intorno a loro però chiaramente ci dovranno essere dei nomi adatti alla Superlega. Assolutamente, la Superlega è uno scalino molto molto alto quest'anno, l'anno scorso senza retrocessione poteva anche essere più a cuor leggero, quest'anno dobbiamo fare dei calcoli importanti e mettere da parte i sentimenti e dobbiamo ovviamente fare dei calcoli, degli studi accurati con Manuel e con tutto il settore tecnico. Sicuramente l'obiettivo è di fare una bella squadra che potrà far divertire ancora Siena. Il
Siamo con il rettore dell'Università degli Studi di Siena. Allora, non posso che chiederti cosa significa la pallavolo di alto livello per una città universitaria come Siena. Beh, quello che significa la pallavolo di alto livello per una città universitaria come Siena lo abbiamo visto in questi ultimi 3 anni, da quando la società dell'Emma Villas è sbarcata a Siena. Significa che molti ragazzi, questa è una città giovane grazie alla presenza di 12.000 studenti fuori sede, e sono tutti giovani appassionati di sport e che hanno imparato ad appassionarsi alla pallavolo grazie alla presenza dell'Emma Villas in città. A me fa particolarmente piacere per una serie di motivi. Il primo è che il primo atto ufficiale che la società Emma Villas ha fatto a Siena 3 anni fa è stata la presentazione della squadra in aula magna del nostro rettorato, e quindi in un certo senso, anche se con 3 anni di ritardo, riteniamo di avere un po' portato fortuna a questa società. Fu un evento bellissimo a cui siamo tutti molto, molto affezionati. Da lì è partita una collaborazione che ci ha visto appunto collaborare grazie alla disponibilità del presidente Bisogno e al grande entusiasmo di Guglielmo Ascheri, che ci ha visto collaborare sia attraverso l'attrazione dei nostri studenti grazie ai biglietti messi a disposizione dalla società per andare a vedere le partite, e poi abbiamo rafforzato quest'anno la collaborazione con il CUS, perché in effetti 2 squadre dell'Emma Villas giocano con il nome del CUS, l'Under 13 ha vinto il campionato, l'altra ha sfiorato a sua volta la promozione, che sarebbe stato molto prestigiosa, ma sono convinto che ci riproveremo il prossimo anno.